classificazione NATO con il distintivo ottico D554. Ha una lunghezza di oltre 150 metri, un dislocamento a pieno carico superiore alle 7.000 tonnellate e con il suo equipaggio di 196 militari è una delle unità della Marina italiana con la più alta presenza di personale femminile. È il cacciatorpediniere e lanciamissili Caio Duilio, fiore all'occhiello dell'industria nazionale e specificatamente progettato per la difesa aerea. Fino a domani alle 19 la nave, ormeggiata al porto di Civitavecchia, rimarrà aperta al pubblico con visite guidate alla scoperta dei suoi segreti e della vita a bordo. Visitiamo quando capita le unità della Marina Militare. E ci è piaciuta anche con i bambini e tutta la famiglia, spesso quando veniamo a bordo è una cosa molto interessante. Il cacciatorpediniere Caio Duilio può svolgere ruoli di comando e controllo anche in operazioni di supporto della collettività perché è dotato di apparecchi di comunicazione tradizionale e satellitare, oltre che di un'infermeria attrezzata di primo soccorso. Attualmente la nave è impegnata in missioni di sorveglianza marittima che sono missioni importantissime per garantire che gli interessi del paese siano rispettati in alto mare.